Andrea Mainardi ha fatto una serie di dichiarazioni dopo il GF VIP, ha parlato di tutto e si è difeso dalle critiche. Andrea Mainardi, la decisione di fare il Grande Fratello VIP. Secondo classificato della terza edizione del Grande Fratello VIP, Andrea Mainardi si è detto molto soddisfatto dell'esperienza e ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage. In cui ha affrontato diversi argomenti. Innanzitutto, lo KEF non si è nascosto dietro inutili ipocrisie e ha ammesso. Ho deciso di fare il Grande Fratello VIP per lavoro, non mi nascondo, cercavo una crescita professionale. Poi, con il passare dei giorni, è ovvio che si sia reso necessario il mettersi in gioco anche a livello personale. Una grande spinta per lui è stata una frase di Alfonso Signorini, che durante una puntata in diretta, l'ha definito trasparente. Andrea ha spiegato che quella critica l'ha fatto rimanere molto male e da quel momento ha deciso di viversi diversamente in reality. Inizialmente ero un po' sottotono perché mi mancavano i miei affetti. Poi da quel momento ho capito che dovevo essere me stesso. Andrea Mainardi, sono rimasto sorpreso dall'affetto del pubblico. Infatti, da quel momento per lui è davvero cambiato tutto. Il pubblico ha iniziato ad apprezzarlo molto per la sua allegria e spontaneità, tanto da votarlo e fargli vincere la sfida con chi sembrava più forte di lui. Andrea ancora non si spiega come abbia potuto vincere al televoto contro Francesco Monte. È un bravissimo ragazzo, si è sempre comportato bene, ancora mi chiedo che cosa sia successo. Non mi aspettavo tanto. Poi ha voluto rispondere anche a chi lo critica per non aver innescato qualche dinamica all'interno della casa. La sua opinione è molto precisa su questo. Mi sono esposto, ho sempre detto la mia senza pensare agli ascolti. Che cosa dovevamo fare? Litigare e prenderci a parolacce per forza per fare audience? Io non sono fatto così e non mi interessa come appaio poi sui social. Andrea Mainardi dopo il GF VIP, matrimonio con Tripolina? Andrea Mainardi ha anche confessato i progetti futuri, soprattutto nella sua vita privata. Pare che lui e la sua Tripolina, la compagna, Anna Tripoli, non siano mai stati così innamorati e che finalmente convoleranno a nozze. Non abbiamo ancora una data, pensiamo a settembre 2019 in Toscana. Non siamo mai stati così innamorati e consapevoli di esserlo.